Dopo mesi di incertezze, Gomorra sembra essere in procinto di riprendere i lavori, ma i ritardi accumulati si faranno di certo sentire. Riuscirà a rispettare le scadenze? E cosa ci aspetta nella stagione 5 della serie Sky? Scopriamolo insieme con un focus su tutto quello che sappiamo in attesa di Gomorra 5. Prima di cominciare, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale di Ebriai Plus e di cliccare sulla campanella delle notifiche, così da rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri ultimi video. Anzitutto, abbiamo recentemente appreso che la quinta stagione di Gomorra sarà l'ultima e porterà a conclusione le vicende di Jenny Savastano nel tessuto criminale napoletano. Inizialmente il debutto era previsto per il 2021, anche se il mese e la data di distribuzione erano ancora segreti. Con il lockdown e lo stop alle riprese, i tempi si sono inevitabilmente dilatati e nonostante si parlasse di tornare sul set già in estate, alla serata conclusiva dell'Ischia Film Festival, Marco D'Amore ha aggiornato i fan. I lavori su Gomorra 5 dovrebbero quindi riprendere in autunno 2020, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. È quindi probabile che la serie slitti piuttosto al 2022. Ma dove eravamo rimasti con la quarta stagione? Nell'ultimo episodio abbiamo visto Gennaro Savastano riprendere il controllo delle piazze di Scampia e Secondigliano, sottraendole a Patrizia, che viene uccisa. Il colpo di scena ha lasciato sorpresi non pochi fan, ma è stata la stessa attrice a rassicurarli, rivelando di essere stata lei la causa della morte del suo personaggio. Il recente matrimonio e altre esigenze personali l'hanno infatti convinta a cambiare rotta anche da un punto di vista professionale. Intanto si fa sempre più strada l'enigmatica figura del maestrale, un nuovo alleato di Jenny che però non ha ancora mostrato il suo volto. I fan attendono poi con ansia il ritorno di Ciro Di Marzio dopo gli eventi narrati nel film L'Immortale. L'apporto di Marco D'Amore non sarà però limitato alla sola recitazione. Il protagonista è infatti molto attivo anche nella sceneggiatura e persino nella regia, che curerà per i primi 5 episodi. Adesso che tutti i pezzi sono in posizione, non resta che attendere col fiato sospeso i prossimi episodi. Ad oggi le uniche certezze sono Esposito e D'Amore, ma molti sono i personaggi ancora in vita e che molto probabilmente torneranno. Tra questi ricordiamo Azzurra, moglie di Gennaro, rimasta a Posillipo col figlio Pietro. Sarà della partita anche Enzo Sangueblu, reduce dalla rappresaglia di Elia Capaccio, e torneranno anche i numerosi personaggi secondari che ci hanno accompagnato durante la quarta stagione, tra i fedelissimi di Enzo e gli alleati politici di Jenny. Ora la parola spetta a voi, cosa vi aspettate dall'ultima stagione di Gomorra la serie? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti.